Allora, signori, chi mi segue lo sa, quest'anno in una parte dei miei campi ho seminato sorgo, ho venduto un paio di settimane fa la granella, quindi la trebbiatura è già venuta. Adesso rimangono tutti questi bei stocchi piuttosto alti, di circa una sessantina di centimetri, da trinciare. Io l'unica trincia che avrei a disposizione è una Falco Nero per vigneto, però è molto piccolina, ci metterei un'eternità e quindi ho deciso di fare l'acquistone e passare a una trincia molto più grande. Tra poco arriva, incrociamo le dita, arriverà, farò i primi test e se mi convincerà procederò all'acquisto effettivo. Aspettatevi il peggio perché, come sapete, se avete imparato un po' a conoscermi, nella mia azienda agricola il budget è sempre molto limitato e quindi io acquisto sempre attrezzature che sono al limite del marciume, al limite della rottamazione. Quindi speriamo comunque regga e sia soddisfacente e insomma, che resista nel tempo. Adesso accendo i vari mezzi che mi serviranno per scaricarla dal furgone che la consegna. E uno è andato. Adesso possiamo provare a mettere in moto il landinone. Parte bene. Ok. Adesso vado all'ingresso del podere perché io ho un po' paura, adesso è piovuto molto in questi giorni, che riescano ad arrivare fin qui col furgone. Speriamo, altrimenti li soccorrerò col trattore. Eccola finalmente. Proviamo a salire perché la scaricherei dietro quelle case, quindi facciamo la cavedagna. Se slitta o arrivo col trattore oppure dove slitta la scarichiamo, arrivo con l'escavatore. Mi segui? Bene, purtroppo impantanati come previsto. Ma lo faccio col mio. Sì, provo se riesco con questo, ma sa che faccio meglio col trattore. Niente, trattore. Vado? Quello da castello lì, eh? Quello da castello. Quello da qua. Sì.
Vado indietro piano piano che non vorrei che se cali un po'. Ecco, mi rinfili il gambo. Porca miseria, oh! Sei già in Madonna? No, è che mi... mi scivolano i piedi nel pedale. Il problema l'ho visto da prima. Sì. Hai già visto quella, vero? Di quelli lì. Mm-hmm. Se avessi l'aggancio rapido, però togliamo le bocce. Hai la chiave? Sì, qualcosa ho. Fai da cameraman, si vede? Molto bene, riesco ad andare a una velocità sostenuta. Perfetto! Taglia, molto bene. Contento? Sì. Quando è scarica vibra un po', però almeno quando taglia... Vabbè, ma è normale. Cioè, c'è un momento in cui gira o troppo veloce o troppo prima che inizia a vibrare.
Allora, signori, trincia approvata, adesso la parte a mare, il pagamento. Per oggi fine della giornata.